Valamorgulis ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Dopo aver chiuso la serie sulla ribellione di Robert, Chiudiamo già che un'altra. stiamo, chiudiamo anche quella sull'accio di Valiria, anche se questa probabilmente verrà chiusa momentaneamente, perché magari un giorno Martin ci Tutto a destinerà altre caso. spade, quindi non ci vorrà niente, prenderemo e faremo altri video. Però chiaramente per chiuderla momentaneamente non possiamo fare altro che elencare tutte quelle spade che non abbiamo potuto mettere in un video per ogni spada, perché Non si chiaramente sa un cavolo di ste spade in sappiamo pratica. sia no il nome, pochissime caratteristiche, anzi forse solo di una spada sappiamo Sì. qualcosina, è giusto la casata di provenienza. Quindi iniziamo con la prima spada, che tra l'altro non è neanche una spada che troviamo a Sì, è un Westeros. outsider di Essos, di Moredo Rogar, che è un signore di Lys, e si chiama Verità. Non si sa assolutamente null'altro di questa spada, né come è fatta, le dimensioni, il colore della lama, nient'altro, solo che si chiama Verità. Viene citata tra l'altro nel libro Il mondo del ghiaccio e del fuoco, quindi fa proprio parte neanche della storia principale. C'è questa casata nobile che si chiama Rogar, che Rogar. però non è una casata nobile di Westeros, e probabilmente ancora questa spada lì a Lys. Partiamo ora con un trittico di spade, tutte comparse durante la Danza dei Draghi. La prima che vi citiamo è il Lamento della casata Royce, che è stata posseduta da Willum Royce, che però è andata persa durante una di queste battaglie. Se non vi ricordate, la famiglia Royce è una delle famiglie più importanti della valle, proprio dopo gli Arryn, forse sono i più importanti proprio loro. Poi c'è, sempre persa presumibilmente durante la danza dei draghi, creatore di orfani, che però in realtà, siccome una spada dovrebbe essere creatrice di orfani, le traduzioni In italiane inglese a orphan caso, maker. comunque è la spada ancestrale della famiglia Roxton, l'ultimo possessore conosciuto, sempre alla danza dei draghi, che è morto e quindi la spada non si sa che fine abbia fatto, si chiamava John Roxton. Di questa spada sappiamo soltanto che a quanto pare la sua lama era un po' più scura del normale, tendente più al nero. C'è infine Vigilanza, che è stata utilizzata sempre durante la danza da Ormund Hightower, quindi questa è la spada della famiglia Hightower, un'altra famiglia proprio dell'altopiano insieme ai Roxton. Importantissima, custode della cittadella, dell'alta torre degli Hightower. Anche questa spada non, probabilmente è andata persa, forse è ancora nella famiglia, non lo sappiamo perché è morto il suo possessore. Finite le informazioni su questa Non ci spada. viene specificato se questa spada viene persa in realtà o meno come le altre, quindi. Potrebbe essere ancora alla città, no, alla città della vecchia città con le Hightower, e quindi magari è quella più probabile che potremmo vedere o nella prossima serie o magari nei prossimi libri. Perché sappiamo che comunque si teorizzano di possibili esperimenti e studi di Sam sulle spade in acciaio di Valyria, così come nella serie in realtà lui è entrato in possesso della sua spada familiare, di cui parleremo tra pochissimo. Nei libri magari potrebbero spuntare gli Hightower con questa loro nuova spada, nuova, tra parentesi, Nuova spada per noi. in acciaio di Valyria, su cui poter fare gli esperimenti su estranei e robe varie. Vedremo poi l'anno prossimo. Anche perché poi in generale le Hightower sono una delle famiglie più importanti, che però ancora non si sono fatti vedere con dei personaggi nella serie e nei libri. Quindi immagino che adesso che c'è Sam lì, qualche Hightower ci fuori e A magari anche parte questa i flashback spada. di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, l'altra settimana in Eh pratica, sì, quindi. perché ovviamente nella storia ci compaiono sempre perché sono importantissimi, però nel presente non li abbiamo ancora visti. Vedremo. Quindi speriamo di vederli perché sono molto interessanti. L'ultima spada vera e propria di cui vi parliamo in questo video è per l'appunto la spada familiare di casa Tarly, quella impugnata nei libri ancora adesso da Rendil Tarly, poi nella serie abbiamo La visto che Sam. fine ha fatto. Veleno del cuore, una spada che è stata della famiglia Tarly da ben 500 anni, di cui sappiamo che è una spada a due mani gigantesca, quindi bella possente in acciaio di Valyria. Ovviamente però non è che con l'acciaio di Valiria ci si fanno solo le spade, si può fare qualsiasi tipo di arma, però le spade vanno di moda, principalmente conosciamo quelle, però qualche altro tipo di arma effettivamente c'è. Per esempio la famiglia Celtigar o Celtigar ha difatti una ascia in acciaio di Valiria. Poi vediamo che Kaggo, un mercenario che sta adesso, si è fatto fabbricare un Arak, tipica spada Dothraki, in acciaio di Valyria. E poi sempre nella serie abbiamo visto come Dito Corto ha questa daga in acciaio di Valiria, tra l'altro con l'impugnatura, con l'osso di drago, molto figa, che però appunto è una daga, È che la dovrebbe produzione si è scordata di menzionare, quindi non sappiamo di preciso chi ce l'ha ancora in mano nella serie. Sì, non si vede da un po', però dovrebbe essere ancora in possesso di Dito Corto, almeno nei libri, è ancora lui il possessore, il proprietario anche di questa daga che, diciamo, è stata protagonista dell'attacco a Bran Elemento Stark. scatenante di molti altri eventi poi nel corso della serie, dei libri, eccetera, eccetera. Tra l'altro, questione dell'assassino di Bran, che non è stata più risolta nella Ma se la sono serie. scordata tutti, tra la guerra tra i re, non se ne. Tutti quanti sono scordati che il povero Bran stava a essere ucciso, così a caso. Vabbè.
Detto questo, il video lo chiudiamo qui e anche la serie, anche se momentaneamente, perché come ho già spiegato, capace che nelle prossime stagioni, nei prossimi libri, con le guerre che si prospettano davanti, potremo vedere qualche altra famiglia nobile con qualche altra spada in acciaio di Valiria nobile, quindi è una chiusura momentanea probabilmente. Ho visto proprio durante la danza dei draghi sono state citate ben 3 spade, quindi magari dato che ci sarà una guerra. Tanto tra esseri umani quanto probabilmente con gli estranei, quindi qualche altra spada potrebbe essere citata da Martin. Noi siamo speranzosi che magari anche quelle vecchie magari riescono fuori, ce le descrivono, quindi abbiamo ancora tante possibilità perché la serie non è ancora finita alla fin fine. Non abbiamo fatto un video su Alba, un po' perché ne abbiamo già parlato proprio nel video sulla famiglia Aeno. Ed è più o meno tutto quello che sappiamo su Alba, quello che abbiamo detto in quel video. Un po' perché tra l'altro non è una spada in acciaio di Valiria, che se avete visto quel video già lo sapete, ma è stata ricavata da una stella cadente, e così via, quindi non valeva la pena fare un video e ripetere quelle stesse cose. Quindi noi ci fermiamo qui, la serie si chiude qui almeno per il momento, speriamo che vi sia piaciuta, noi prepareremo un'altra serie di video un po' più brevi, vedremo su quale argomento andare a parare, ci vediamo comunque come sempre settimana prossima. Ballardo Irish.